Un saluto a tutti cari amici e bentrovati nel mio canale. Quest'oggi un confrontone tra il due Xiaomi, un Mi A1 e il Redmi Note 4 Qualcomm Global. Due smartphone che sono sicuramente due smartphone di riferimento per la fascia sotto ai 200 euro per varie caratteristiche. Il Evergreen, che è il Redmi Note 4, che ha avuto un successo mondiale nella versione soprattutto 4 più 64 GB, che è sicuramente la più appetibile, banda 20, batteria 4000 mAh, davvero eccezionale, MIUI 9.2, che è comunque aggiornatissima, in arrivo la MIUI 9.5 con nuove comunque anche gestione delle notifiche, e Android One per eccellenza, il Mi A1, che ha diciamo un aggiornamento a livello software e gestione comunque di quello che è la ROM stock, che non è seconda a nessuno. Quindi due dispositivi che fanno un pochettino di quello che è il rapporto qualità-prezzo la loro arma migliore. Nel dispositivo Mi A1 abbiamo 4 più 64 GB con lo Snapdragon 6.25, qui abbiamo lo stesso 4 più 64 GB con lo Snapdragon 6.25, interfaccia MIUI contro interfaccia Android pura, Android One. Differenze per quanto riguarda la batteria: 3080 mAh per il dispositivo Mi A1, doppia fotocamera e flash dual tone. Qui abbiamo invece una fotocamera a 4000 mAh con la singola fotocamera Samsung. Qui abbiamo la doppia fotocamera OmniVision, un sensore UV12-10 e un sensore UV13-880, quindi un doppio sensore, che il secondo sensore viene utilizzato per lo zoom o effetto sfocato. Qui abbiamo invece un sensore singolo della Samsung S5K3L8. Nella costruzione qui abbiamo la parte completamente in metallo per quanto riguarda la parte posteriore, con delle bande in plastica per il Redmi Note 4, mentre qui abbiamo solo la serigrafia per le antenne nella parte, diciamo, un po' perimetrale bassa e alta all'interno della zona alta. Lo spessore è sicuramente diverso e sono anche diverse le porte di, in questo caso, di connessione. Abbiamo la solita USB micro per quanto riguarda il Redmi Note 4 e abbiamo la Type-C per quanto riguarda il Mi A1, quindi due scelte che comunque sono per l'innovazione per quanto riguarda il Mi A1 e per un po' rimanere comunque fedeli a quello che è il range Redmi, che ha visto comunque l'utilizzo di questa interfaccia nelle tutte le sue declinazioni. Nella parte alta abbiamo per entrambi, mentre il jack audio è spostato verso il basso sul Mi A1, nella parte alta abbiamo per entrambi il sensore e la porta infrarossi, quindi per l'utilizzo comunque di dispositivi comandati a distanza. Nella parte destra abbiamo il bilanciere del volume e il tasto on off, e nella parte sinistra il carrellino per le SIM, che è per entrambi, diciamo, possibile utilizzare le due SIM, o la micro SIM più la nano SIM o micro SD per il Redmi Note 4, oppure due nano SIM per il Mi A1, o al posto della seconda SIM sempre una micro SD. LED di notifica per entrambi, che è RGB per quanto riguarda il dispositivo della Redmi Note 4, è un solo bianco per il Mi A1, come vedete qui è solo bianco, invece qui è possibile utilizzarlo con diverse colorazioni impostabili anche dalla ROM. Non ci sono gesture per il doppio tap, quindi per il Mi A1, quando invece sul Redmi Note 4 è presente il doppio tap per lo sblocco dello schermo, quindi l'accensione dello schermo da condizioni di standby. In questo caso la differenza è anche che qua con la nuova Android, l'Android 8, qui abbiamo anche l'introduzione di quello che è una sicuramente gestione migliore del Always On, quindi quello che è l'accensione dello schermo e l'arrivo delle notifiche, quindi una differenza, diciamo, da questo punto di vista, che sicuramente vantaggia qui, come le patch in questo caso di sistema, che sono sicuramente aggiornate per il Mi A1, un pochettino più aggiornate rispetto al Redmi Note 4. Andiamo a vedere la differenza. Vedete il livello patch del 1 marzo 2018 contro il livello patch di febbraio per il Redmi Note 4. Andiamo ad aumentare un po' la luminosità per entrambi al massimo. Vedete due pannelli che sono di costruzione diversa. I tasti inferiori sono retroilluminati per entrambi, quindi la scelta è identica per entrambi. Le dimensioni a livello proprio di ingombro vedono il Redmi Note 4 vincere, quindi è più compatto e più bassino, diciamo, anche a livello proprio di dimensione in altezza. Qui
giocano circa 3 mm o 4 quasi, e anche in larghezza le cornici sono un pochettino più abbondanti sul Mi A1, quindi un pochettino più ingombrante il Mi A1 rispetto a qui al Redmi Note 4. Redmi Note 4 che di contro è più spesso, quindi sicuramente per il discorso, diciamo, di spessore, ovviamente per la batteria più generosa del Redmi Note 4 abbiamo questa differenza che comunque è abbastanza visibile. Le fotocamere sono qui sporgenti, quindi lo spessore che magari viene meno nella parte del corpo è comunque in questo caso maggiore nella parte fotocamera, quindi è un po' più soggetta al danneggiamento, all'urto o all'usura, mentre qui il sensore della fotocamera è praticamente a filo, quindi nessun problema, diciamo, non ci sono per quanto riguarda sicuramente l'utilizzo. Per entrambi abbiamo tutta la sensoristica completa, quindi giroscopio, bussola, sensore, come vi dicevo, appunto di infrarosso, e abbiamo anche LED di notifica. Il sensore di impronte digitali è velocissimo e per entrambi è molto molto veramente accurato, e la dual band a 2,4 e a 5 GHz per il wifi, quindi wifi dual band per entrambi i dispositivi. 4G completissimo per entrambi, banda 20 assolutamente supportata, e la differenza appunto si ferma praticamente lì. Non ci sono grosse differenze per quanto riguarda le funzionalità. Il pannello è con 10 tocchi per entrambi. Possiamo andare a vedere un attimino a livello, diciamo, un po' di confronto. Qui ho messo un launcher, Pixel Launcher, giusto per non avere, per svecchiare quella MIUI che ormai avete visto sui miei video praticamente in tutte le salse. Questa MIUI l'ho messa con il launcher della Pixel gratis, è un launcher che trovate su Reddit e che è comunque molto molto ben implementato e velocissimo anche nelle sue funzionalità. Andiamo ad aprire un po' quelle che sono le varie app per farvi vedere un po' anche la risposta nei benchmark. È arrivato prima il Redmi Note 4, i DRM, entrambi sono supportati nella stessa revisione, il device info che vi dirà che praticamente per entrambi il pannello è Full HD in 16 noni, entrambi i dispositivi hanno uno Snapdragon 625 e ancora entrambi i dispositivi hanno comunque la stessa risoluzione, la stessa tipologia un po' di sistema di base con kernel identico, e la RAM è per entrambi una RAM da 4 GB in LPDDR3. L'internal storage nelle due versioni è identico perché è da 64 GB. L'espansione per entrambi può essere fatta fino a 128 GB senza nessun problema, infatti ho messo la 128 GB qua sul Mi A1, ma è comunque compatibile a 128 anche il Redmi Note 4. Vedete la batteria, a livello di batteria 3080 contro 4000 come vi avevo poc'anzi detto. A livello sensoristica abbiamo la stessa identica sensoristica, e quello che vi posso dire è questo. Andiamo ad aprire il GPS test per farvi vedere un po' il discorso di aggancio, andiamo a dargli la massima precisione anche qua, ok, e andiamo a vedere come si comporta con il GPS per entrambi i dispositivi. Siamo al chiuso, quindi sicuramente non ci sarà un aggancio veloce perché non è possibile sicuramente avere la visione dei satelliti all'interno di casa. Qui abbiamo questo che già inizia comunque a vedere qualcosa, e anche l'altro comincia pian piano, diciamo, a svegliarsi un po' da quello che è il torpore. Comunque la fix dei satelliti è comunque identico per entrambi i dispositivi, non ci sono differenze apprezzabili. Andiamo a vedere l'AnTuTu come score, quindi due dispositivi che hanno uno score pressoché identico. Il Mi A1 è leggermente più basso anche se Android 8, mi aspettavo forse un cosina diverso a livello di score, qui 76.000, qui 78.000, quindi le differenze sono molto molto, diciamo, piccole per quanto riguarda alcuni score che sono, diciamo, limitate un pochettino alla user interface, che per il Mi A1 è più veloce, quindi Android Stock lo rende più veloce, però per il resto, tipo la memoria o tipo altre ottimizzazioni della CPU, sembra che la MIUI cerchi di gestire al meglio quello che è un po' l'hardware a disposizione. Andiamo a vedere l'SSD ASD benchmark, RAM che è, come vi dicevo, più veloce come trasferimento dati sul Redmi Note 4 rispetto al Mi A1. Le differenze comunque non sono, diciamo, visibili nell'utilizzo normale, quindi non vi dovete preoccupare, i dispositivi sono performanti, eccezionali per entrambi. La differenza anche l'ho vista nel risultato a livello fotografico: il Mi A1 sicuramente vince, non solo per lo sfocato e per la possibilità di avere questo zoom 2x, ma anche proprio per la qualità intrinseca del suo sensore da 12 megapixel, che è comunque più nuovo e più veloce anche nella messa a fuoco, mentre il dispositivo
Redmi Note 4, se non lo moddate con la Google Camera, quindi sblocco del bootloader e altro, sicuramente un pochettino penalizzato, se vedendo che il sensore Samsung è un pochettino più scarso comunque in generale. Se andiamo a vedere invece Geekbench, anche qua andiamo a vedere i risultati, anche qui i risultati sono diversi, ma al posto rispetto a AnTuTu qui abbiamo migliori performance sia nel single core che nel multicore per il Mi A1, che comunque rilascia un po' quello che è il suo potenziale nella gestione comunque di quello che è la potenza della CPU. Andiamo ad aprire l'AndroBench anche qua per farvi vedere la memoria interna e eccoli qua i risultati. Risultato del Mi A1 più rapido in scrittura sequenziale, mentre in questo caso la differenza è che il Redmi Note 4, come vedete, le differenze sono in scrittura, in random scrittura, è molto molto più basso il Redmi Note 4 rispetto al Mi A1, mentre per il resto le differenze non sono così apprezzabili, quando invece le random, quindi le scritture casuali in lettura e scrittura, vince comunque in scrittura il Redmi Note 4, che cosa non mi aspettavo in questo caso da questo test. L'analisi del Wi-Fi permette di andare a vedere che nella banda 2,4 GHz per entrambi il livello del segnale è pressoché identico, un minimo di potenza in più, di sensibilità in più ce l'ha il Redmi Note 4. Se andiamo a verificare il 5 GHz, qui la situazione anche qui è pressoché identica, quindi un minimo di segnale in più, ma veramente poco, non è una cosa sicuramente che vi farà la differenza di ricezione in casa. Wi-Fi 5 GHz è un pochettino più sensibile per quanto riguarda il Redmi Note 4. Andiamo ad aprire anche test dello speed test nella banda 5 GHz, vediamo un attimino come va testandolo uno per volta. Non ci sono praticamente differenze di prestazioni per il Wi-Fi con la massima, diciamo, banda a disposizione. Apriamo un gioco per farvi vedere anche la velocità di apertura dei giochi. Leggermente in vantaggio mio uno, ma alla fine sono praticamente identici. Asphalt. Sta vincendo Mi A1 è arrivato. Andiamo a sentire l'audio. Molto potente, davvero più potente l'audio del Mi A1, questo non c'è proprio dubbio, quindi una potenza che non ho mai visto in altri dispositivi, sia nella capsula auricolare che nel speaker di sistema, la potenza è davvero mostruosa per questi dispositivi. A livello di performance non sono praticamente identiche e non ci sono sicuramente differenze apprezzabili. Andiamo ad aprire anche Tempo Run per farvi vedere un po' la gestione delle applicazioni caricate in memoria. Differenze anche qui praticamente nulle tra i due. Identiche prestazioni proprio dei due dispositivi, processori che sono comunque Snapdragon 625 octa-core 2 GHz, che davvero non, secondo me, non mi fanno assolutamente rimpiangere gli altri processori come l'835 che ho sul Mi 6, non ci sono particolari differenze, ovviamente qualche uso più impegnativo, comunque applicazioni comunque più pesanti, sono sicuramente più fluide in un processore top di gamma rispetto a questi, ma le differenze a livello di utilizzo domestico non ci sono. 4 GB più 64 vi permetteranno di star sicuri con qualunque applicazione, anche nei prossimi anni. La batteria del Redmi Note 4 sarà sicuramente un qualcosa che vi aiuterà a diciamo ad essere più tranquilli per una giornata stress. Qui abbiamo un 14 minuti di schermo acceso contro i 13 del Mi A1, 3% contro 3% le batterie. Diciamo che nell'utilizzo qui sicuramente avrete
dalle 8 alle 10 ore di schermo acceso che ho sperimentato e utilizzato, quindi 2 giorni pieni di uso con la batteria 4000 mAh, qui avete sicuramente il giorno pieno di uso, ma in questo caso dipende un pochettino anche qui dall'ottimizzazione Android 8.0. spero che arrivi qui Project Treble, quindi un 8.1 con la possibilità di avere anche custom ROM e a go, quindi tutte quelle che sono la possibilità di modding. Sicuramente il Mia 1 è più propenso al modding perché lo sblocco del bootloader è comunque fattibile senza particolari difficoltà, mentre qui sul Redmi Note 4 comunque dovrete chiedere lo sblocco alla Xiaomi e quindi avere comunque il messaggio e fare la procedura con il tool di Xiaomi, quindi è un pochettino sicuramente più macchinoso, un po' meno diciamo alla portata di tutti, qua sicuramente sarete più avvantaggiati. Gli aggiornamenti, come dicevo, sono comunque pressoché identici. Qua abbiamo la ROM stock che viene aggiornata abbastanza ogni 2 mesi, diciamo circa, abbiamo l'aggiornamento della patch di sicurezza. Qua sicuramente un minimo di differenza c'è, quindi questo, se avete a cuore la sicurezza e quelli che sono gli aggiornamenti di patch di sicurezza, qui sicuramente sarete ben supportati da Xiaomi. Xiaomi sta arrivando anche con, si dice che arriverà con la versione del Mi A2, che ancora non è comunque stato rilasciato, ma che dovrebbe comunque abbracciare il formato 18 noni. Due smartphone, quindi, che cosa vi posso dire per concludere? Due smartphone che sono davvero il Nonplus Ultra nella fascia sotto i 200 euro, lo trovate a circa 167 euro nella versione 4 più 64 su Gearbest, oppure circa 199-200 euro nella versione sempre 4 più 32 su Amazon, e qui abbiamo circa 150 euro in Cina su Gearbest per la versione 4 più 64 e circa 190-200 euro per lo stesso dispositivo preso su Amazon, quindi due dispositivi che sono pressoché diciamo identici nella fascia. Sicuramente questo un pochettino di più perché l'aggiornamento che ha sia Android 8 e Android One che la Type-C sono sicuramente un plus che per me va comunque evidenziato. Quindi cosa dirvi per il resto? Che a livello anche di fotocamera sono le interfacce identiche, pur avendo una fotocamera, come vi avevo accennato, completamente diversa, sia nella funzionalità dell'utilizzo dello zoom o dell'utilizzo dello sfocato, sia per quanto riguarda altre funzionalità che in realtà sono praticamente del sensore doppio della fotocamera del Mi A1 un pochettino superiori. Il 4K c'è per entrambi, lo slow motion c'è, è sicuramente superiore per il Mi A1 che come doti fotografiche è sicuramente migliore se volete quello da un terminale. Un pochettino più leggero, 162 grammi contro 170 grammi circa del Redmi Note 4, forse ecco quello che è un po' la differenza, questo è un pochettino più diciamo alto, quindi con una lunghezza maggiore, e questo è un pochettino più portatile ma pesa di più perché la batteria 4000 mAh sicuramente si fa sentire. Io non posso che darvi appuntamento alla prossima recensione che sarà tra qualche tempo, appena mi arriverà il Redmi 5 Plus, che sarà sicuramente il degno compagno da mettere qua in mezzo, oppure diciamo di qua, perché il 6.25 con formato 18 noni da 6 pollici sicuramente è quello che un po' va a completare il quadro dei Best Buy sotto i 200 euro di Xiaomi. Quindi i Best Buy saranno il Mi A1, il Redmi Note 4 vecchietto e il Redmi 5 Plus, in attesa ovviamente del nuovo Redmi Note 5 Pro, che è quello con il nuovo Snapdragon 636, che è un nuovo diciamo smartphone con quello che è un po' il diciamo i dettami di questo ultimo periodo, con la fotocamera doppia in modalità semaforo della iPhone, con comunque alcune funzionalità e alcuni dettagli proprio interessanti che ho voglia di vedere, con sempre una batteria 4000 mAh. Quindi vi ringrazio ancora per la visione, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al canale Facebook e commentate. Grazie ancora per l'attenzione, alla prossima recensione. Ciao ciao!